Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del concorso di bellezza alla Scala della Moda, organizzato dall'Associazione Gente di Domani. La finale del concorso, che si svolgerà domani sera al Castello di Lombardia, vedrà l'assegnazione del titolo di Miss e Mister Moda Sicilia e Miss e Mister Cittadiennah. Dopo un anno di silenzio e di pausa, che ci è costato abbastanza caro perché tante ragazze che erano state selezionate nei vari casting fatti in varie regioni italiane li abbiamo persi perché chi si trova in zona rossa, chi ha avuto altri impegni, eccetera, abbiamo perso circa il 60% dei partecipanti già selezionati. Ho l'onore e il piacere quest'anno di presentare questo evento a Castello di Lombardia, che è una location meravigliosa, il famoso teatro più vicino alle stelle. Mi auguro che questa 11ª edizione che si svolgerà a Castello di Lombardia ci porta fortuna e ci possa far arrivare all'apice dove intendiamo di arrivare per portare i ragazzi ad alcune manifestazioni importanti, addirittura internazionali, con gli agganci che stiamo cercando di avere. Un gran lavoro, veramente è stato un gran lavoro. Purtroppo penalizzati per i concorrenti, perché purtroppo dovevano essere tantissimi, più di 100, siamo arrivati al 50, quasi al 50%. Però soddisfatto dal comune, soprattutto, che ci ha dato questa bellissima location dove si ritorna veramente a vivere le vecchie estati degli anni 80 e 70, che mi ricordo da piccolo andavo a vedere i concerti e quant'altro. E grazie veramente a tutta l'amministrazione, grazie a tutti gli sponsor che sono stati tantissimi quest'anno. Non abbiamo fatto la crociera, ma abbiamo superato più di 8.000 euro di premi per i vincitori. Un in bocca al lupo a tutti per questi concorrenti, che venga il migliore e che gli altri non demordino, se non vengono fasciati, possono continuare a iscriversi nuovamente per l'anno prossimo, come già quest'anno abbiamo dei concorrenti che già hanno partecipato in altre edizioni e tornano ben volentieri. Ospiti tantissimi, abbiamo uno showgirl, la Roberta Pennisi, i cantanti fratelli Christian e Yolanda Meli. Yolanda ha girato un video proprio del suo inedito al Castello Lombardia. Poi c'è Margherita Campione, cantante ennese, molto valida, un gruppo di ballerini di pop che sono siciliani, però hanno vinto tanti premi a livello internazionale, uno stilista emergente di Catania che porterà degli abiti da scena che farà indossare a 6 modelle che sceglierà lui stesso, testimonial Maria Monsè, che è tornata ben volentieri dopo 2 anni, che arriverà domani mattina e presenterà la giuria e sarà la madrina ufficiale. E la novità bellissima sarà il tenero momento iniziale con i bambini. Abbiamo 50 bambini che si prenderanno il titolo di Miss Baby Moda Sicilia, Mister Junior Moda Sicilia. Quindi da 0 a 8 anni, baby da 9 anni a 13 anni, junior.